Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò un tutorial per farvi vedere come creare un altro bordo decorativo facile facile che potrete utilizzare, come ad esempio utilizzo anch'io, per fare i bordi di un cappellino, di un manico, di un maglioncino, oppure anche i bordi per una sciarpa, per un poncio. Beh, insomma, le scelte ci sono varie. Allora, per realizzare questo bordo, io utilizzo più di una tecnica. Prima di tutto utilizzerò lavorazione a maglia legaccio, lavorazione a maglia rasata tutta per il diritto e un piccolo passaggio che vedete per creare il bordo al dente del gatto. Ecco, una volta che uniremo tutte le tecniche avremo questo bordo qui che da davanti ha questo aspetto e da dietro questo qui tutto a rovescio, vedete? Ecco, possiamo iniziare. Avremo bisogno, come sempre, di un filo per creare il nostro campioncino e dei ferri. Ok, iniziamo. Lasciamo sempre un pezzo di filo che ci serve e partiamo con una delle tecniche per avvio delle maglie. Io utilizzo la mia preferita, alla nordica. Ecco, io ho avviato 33 maglie, fisso sempre con un bel nodino in fondo, ecco, sfivo un ferro, giro e sono pronta per iniziare. Ok, possiamo iniziare. La maglia di vivaio la faccio passare e poi faccio tutta la fila per il diritto. Il mio bordo parte dalla lavorazione della maglia a legaccio. Quindi, come ricordiamo, è una lavorazione tutta a diritto. Ogni ferro. Adesso ve lo faccio vedere, guardate qui. Fino in fondo faccio tutto per il diritto. Ora giro e inizio con la seconda fila, che anche quella la elaboro tutta a diritto, nonostante che da questa parte ci siano le maglie a rovescio. La prima, come sempre, la faccio passare e parto. E così tutta la fila. Adesso parto con la terza fila, anche quella tutta per il diritto. In totale io ne farò 4. Ci vediamo quando ne abbiamo fatto 4. Ecco, ho fatto 4 file con la lavorazione a legaccio. Come vedete, la particolarità è che tutte e due le parti, sia davanti che dietro, hanno lo stesso disegno. Allora, ora faccio altri 4 ferri alla lavorazione maglia rasata per il diritto. Partiamo. La prima maglia di vivaio lo faccio passare e dalla seconda parto con la lavorazione per il diritto e così 4 file.
Ho fatto 4 righe tutte a diritto, vedete? Ora possiamo iniziare con la creazione di cosiddetti denti. Allora, la prima la faccio passare come sempre senza lavorare. Poi faccio 7 maglie lavorate a diritto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete? Ecco. Dopo aver fatto prime 7 maglie, il filo lo continuiamo a tenere dietro, aiutandoci con il pollice. Ok? Vedete così. Allora, adesso con il ferro nella mano di destra faccio questo movimento. Vado sotto il campioncino, ok? Mantenendo sempre il filo dietro. Prendo la ottava maglia, guardate, la aggancio, la afferro così, faccio il giro e torno su con la ottava maglia che si trova nel ferro di destra. Ora lo faccio passare sul ferro di sinistra. Ok? Adesso faccio una semplice elaborazione a diritto, guardate, ecco fatto. Ora faccio tornare la maglia appena lavorata sul ferro di sinistra e faccio la seconda, ecco, maglia per il diritto su ottava maglia, guardate. Ok? E questo è il primo dentino si è creato. Ora faccio altri 7, tutti a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E qui stessa cosa, ricordiamo che il filo rimane sempre agganciato sul pollice di mano sinistra e mantenuto indietro. Poi con il ferro di mano destra andiamo sotto, da davanti andiamo sotto, agganciamo, vedete, la maglia, ottava maglia, l'abbiamo preso, l'abbiamo messo sul ferro e giriamo, ok? Ora lo torniamo a rimettere sul ferro di sinistra e facciamo 2 lavorazioni per il diritto 1, torniamo a rimetterle dove era prima, sul ferro di sinistra, e le lavoriamo di nuovo. 2. Eccoli qui, così abbiamo già i primi 2 bordini decorativi a dente del gatto. Andiamo avanti, altri 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco qui. Rifacciamo la stessa cosa. Andiamo avanti. Agganciamo la maglia, giriamo, torniamo indietro, rimettiamo sul ferro di sinistra e facciamo lavorazione a diritto. 1, rimettiamo indietro. 2, guardate, guardate che meraviglia, vedete? Quando lavorate la ottava maglia, mi raccomando, non stringete troppo. Ok? Allora, ora finisco, faccio la stessa lavorazione per il diritto. Ecco qui, semplice, semplice, il bordo è fatto. Ora potete procedere
con lavorazione che avete scelto. Il primo ferro lo facciamo tutto a rovescio per avere da davanti il rasato a diritto. Quindi io faccio tutto a rovescio. Poi dal ferro successivo potete fare lavorazione che avete scelto per il disegno che avete scelto.